Allora, ci eravamo lasciati parlando del marchio Tonsiti l'altra volta. Abbiamo visto un pedale, come vi dicevo, abbiamo sposato in pieno anche quella che è stata, perché ci è piaciuta molto la filosofia che ha guidato l'ingegnere J. Wong quando ha dato vita a questa serie di pedali ispirati ai grandi nomi storici dei vari pedali effetti. E oggi vi faccio vedere un altro pedale, secondo me, riuscitissimo. Questo è il Kaffir Lime. Che cos'è? Un overdrive boost. La fonte di ispirazione, appunto, è il BB Preamp Exotic. Pedale ricercatissimo, apprezzatissimo anche dai grandi nomi della chitarra. E io che ho avuto modo, come tanti di voi sicuramente, di sentire il pedale BB Preamp, vi devo dire che le differenze sono veramente minime. Ci sono ovviamente le differenze, altrimenti non si spiegherebbe anche la differenza di prezzo, sarebbe anche preoccupante per Exotic. C'è una differenza, ma è veramente top questo overdrive, veramente top, bello, resistente, si sente in mano che c'è sostanza, true bypass, gain, volume, alti, bassi. Per cui, oltre ad avere un bel overdrive, possiamo avere anche un bel clean boost, mandando giù a zero il controllo gain e agendo sugli altri parametri, o ancora meglio, anche un bel treble boost se andiamo sui controlli e send return dell'amplificatore, sugli inglesi send return. Un pedale che io mi sento di consigliare, perché veramente, veramente mi ha lasciato impressionato. Per il prezzo ridotto, ricordiamoci appunto che l'ispirazione per J. Wong, il motto era questo, appunto: la musica non deve essere un lusso, ma una necessità. Ecco perché lui ha creato questi bellissimi pedali dal costo veramente ridotto per ciò che ci offrono, ma di una qualità eccelsa. Kaffir Lime, venite a provarvelo perché sono sicuro che come me rimarrete veramente colpiti ascoltandolo.